Andrea chiesto e lui ha detto di sì. Partita la prima batteria di semifinale senior maschi. Poi là mette subito via una partenza sprint Riccardo Ceola. Arriva ora a dargli il cambio Alberto Salino. Salino, Ceola, Cannoni ora con Bramante. Al passaggio in 50 secondi ai 600 metri ora è Giuseppe Bramante, seguito da Enrico Salino, poi Cannoni. Al passaggio suono della campana con Bramante che guadagna un paio di metri su Salino, che non riesce ad andare a chiudere e proteggere la posizione su Cannoni, ed è Bramante che chiude su Salino e Cannoni in 1:22 e 923. Presa via la seconda batteria, Marsigli, Venola, Maiorca, Mera, Pinzon, Sangoni, Bosco, Fasolo, Zani, ed è l'atleta della polisportiva di Bellusco, Venon, è partito in solitaria. Ah, Venon ha detto, io faccio come una crono, è partito come se fosse una crono, l'atleta della polisportiva di Bellusco, che praticamente ha tre quarti di rettilineo di vantaggio. Ora Zani in testa al gruppo con Vedon che tiene il vantaggio, mi sembra che da dietro il gruppo abbia guadagnato un granché. Passa 50 secondi ai 600 metri l'atleta della polisportiva di Bellusco con Lucio Marsini che rompe gli indugi e si mette a caccia di Fredon. Passiamo alla campana dell'ultimo giro con Fredon. Ora Marsini si fa minaccioso alle spalle di Fredon che resiste, siamo all'arrivo. Fredon Marsini 1:24:59, accidenti, Bedon ha fatto una crono solitaria e poi come un vero passista. Partita, l'ultima batteria, Fernanda Morte comincia a venire giù qualche gocciolina, Clementoni in testa seguito da Niero, Clementoni, Niero, Mauroni, ecco la prova del Rolling Bosica, Mauroni in testa, ora Niero, all'interno Megaldo, Campana, Megaldo, Niero, Clementoni, sulla curva a prendere la prima posizione, andiamo allo sprint con allarga le braccia come a dire, non so se voglio dire a piove.
Allora prende via nuovamente la batteria. Del Salino, ora con l'atleta della polisportiva di Bellusco, Ceola, si è portato in testa. Ceola, Salino, Cannoni, Bramante, gli atleti nelle prime posizioni, al passaggio ai 600 metri in 50 alto con Cannoni e Bramante ora che si porta in testa. Vai Gabino, vai! Suono della campana, ultimo giro, Bramante, Cannoni, Enrico Salino ora in seconda posizione. Bramante prende un 4 metri, 3-4 metri e si presenta solitario a chiudere in 1:23.299. Seconda batteria all'appello, vamos! Partita la seconda batteria, la prima ha visto Bramante chiudere in testa in 1:23.281. Sargoni, ora cambia, si porta in testa Maiorca, poi Mazzini. Ora l'atleta della Menzana, dare il cambio, si porta in testa Lucio Mazzini con Beton alle spalle. È ora una gara diversa rispetto alla prima edizione dove avevamo visto la fuga di Beton che doveva visto poi andare a chiudere con Beton ora davanti a Marsili. Beton, Marsili, Soriani. Che chiude l'1:23.57. Credo che l'applauso del pubblico parla da solo, perché come dire, partita la terza batteria, De Clementoni che si porta subito in testa, seguito da Mengaldo. Clementoni, ora Andrea Menegaldo in testa. Clementoni in testa al gruppo con Niero in seconda ruota al passaggio ai 600 metri in 52 con ora Niero che si porta in testa, atleta dell'aeronautica militare, ed è Daniel Niero che prende la campana per l'ultimo giro, allunga Daniel Niero, poi Clementoni, poi Angeletti. Va a chiudere Niero in 1:24.156 col tempo di batteria.